Grande Fratello VIP, sorpresa inaspettata per Aida Jespica. Grande Fratello VIP, Aida Jespica riceve una sorpresa. I privilegiati del GF VIP hanno ricevuto in serata un comunicato ufficiale. La produzione ha dato la possibilità agli inquilini di festeggiare la prima settimana di permanenza all'interno della casa ad una condizione, cioè quella di scegliere un VIP di Tristopoli da invitare al party. La scelta non è stata assolutamente facile. Le votazioni sono state animate tra chi si opponeva ad un sistema di votazione unanime per alzata di mano per ogni nome fatto dello stazionato e chi, come la regista Simone Izzo, sosteneva che per ogni nome dell'inquilino di Tristopoli si potesse votare più volte. Con molta fatica si è giunti alla conclusione e il nome scelto è stato quello della bella showgirl venezuelana Aida Jespica. In stazione, mentre Cristiano Malgioglio racconta l'intervista fatta qualche tempo fa all'attrice Ursula Andres, il GF VIP comunica che Aida Jespica è stata invitata al party dei privilegiati e l'imprevedibile Malgioglio parte subito all'attacco, raccomanda alla Jespica di non svelare nulla su come stanno trascorrendo le loro giornate e, soprattutto, di appoggiare il paroliere sui fatti inventati che lo stesso ha raccontato per gioco ai privilegiati in questi giorni. GF VIP, Aida Jespica entra nella casa dei privilegiati. Aida Jespica è stata invitata al party che il Grande Fratello VIP ha voluto regalare agli inquilini della parte privilegiata per festeggiare i primi giorni nella casa. Dopo le raccomandazioni di Cristiano Malgioglio a mentire sulle loro condizioni di vita nella stazione, Aida arriva nella casa e subito viene tartassata di domande. La showgirl, ricordandosi di quanto detto poco prima da Cristiano, racconta che a Tristopoli hanno una piscina, il frigo pieno di cibo e la gatta del paroliere. L'argentino Jeremias, fratello di Cecilia e Belén Rodriguez, sembra gradire molto la bella showgirl, non le ha staccato, neanche per un minuto, gli occhi di dosso. Avrà già dimenticato la modella Carla Cruz. Il Grande Fratello VIP ha riservato una sorpresa anche per gli stazionati, a Tristopoli arrivano taglieri di salumi, vino e spumante. Tra un brindisi e un altro, arriva anche la musica ed è subito Cristiano Malgioglio Show, il paroliere si scatena e cerca di coinvolgere nel ballo Ignazio Moser, giudicandolo un tronco per come si muove, e il comico Gianluca Impastato che sembra avere una chance in più rispetto al ciclista. A fine party la showgirl Aida Jespica dovrà far rientro a Tristopoli, ad aspettarla ci sarà Cristiano Malgioglio?